Carissimi amici e amiche, ben tornati a tutti a quella che dovrebbe essere, anzi certamente sarà, l'ultima puntata di questo ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di Gloria Polo. Prima di concludere con le pochissime pagine che restano dal testo aggiornato che abbiamo letto, dove praticamente c'è semplicemente il paragrafo dove lei rivede il famoso contadino che era stata la causa, diciamo così, della sua, tra virgolette, salvezza, e poi fa delle conclusioni che vorrei poi certamente leggere e poi unitamente alle sue anche magari dire io qualche, fare qualche considerazione a mo' di conclusione di questo itinerario. Però prima di questo, credo che già la volta scorsa ho accennato che sapete che ogni testimonianza, questo perché noi possiamo anche imparare, no? È sempre un po' particolare, nel senso che è impossibile, specialmente quando si tratta di cose così grosse, dire tutto. Quindi ogni testimonianza è, come dire, in un certo senso parziale, perché non può essere uguale alla precedente, no? Nessuno di noi sarebbe capace di fare una cosa uguale, a meno che non ci abbia una registrazione, ma in onda la registrazione. Io non sarei assolutamente capace nemmeno di rifare un'omelia di 5 minuti uguale a quella che avessi già fatto, no? Perché sarebbe impossibile. Quindi se mi trovassi a commentare un'altra volta lo stesso Vangelo, magari potrei dire delle cose simili. Però sicuramente questo non è difficile constatarlo, anche se si vanno a prendere omelie analoghe scritte oppure. Al termine di questa puntata, sono andato un attimo a guardare, prima di chiudere, se non ci fosse magari qualche cosa nella vecchia testimonianza di Caracas, quella da cui ho cominciato prima che il caro Flaviano Patrizi mi suggerisse poi invece di prendere questo testo che è ufficiale, il più recente, approvato da Gloria, eccetera, eccetera. Però dico, fammi andare a vedere se ci fosse qualche cosa di interessante. La volta scorsa abbiamo già accennato al passaggio, quindi che non andrò a riprendere, quel passaggio così importante dove Gloria, nella vecchia testimonianza, faceva riferimento al fatto che il cibo non si spreca. È che sprecare gratuitamente il cibo, quindi così per senza che uno abbia fatto disgraziatamente, insomma, che gli è capitato qualcosa, gli è andato male senza volerlo e senza poterlo prevedere, è una cosa seria, nel senso che si risponde davanti al Signore anche di un chicco di riso gettato via, no? Quindi c'è la raccomandazione, specialmente a chi gestisce le dispense, di non fare compere scriteriate, d'accordo? Di usare bene la possibilità di rifare, di ripassare un alimento, usare saggiamente il congelatore, eccetera, onde evitare lo spreco di cibo che può assumere veramente dimensioni preoccupanti. No? Dicevo, credo, durante la meditazione di questa mattina, durante qualche intervento di questi giorni, la visita che feci anni fa ad una mostra proprio organizzata dalla FAO sul cibo sprecato. 10 anni fa la quantità di cibo sprecato in tutto il mondo ogni anno era sufficiente a sfamare 3 miliardi e 200 milioni di persone, quindi il 4 volte tanto la gente che muore di fame. Ecco perché questa è una cosa seria, no? Ecco. Ho visto però che c'erano delle cose abbastanza interessanti. Anche molto importanti da un punto di vista catechetico riguardanti il settimo comandamento. La testimonianza di Caracas a un certo punto comincia a approfondire uno per uno i 10 comandamenti. Sul settimo comandamento dice delle cose che sono, a mio parere, molto importanti e quindi che vanno approfondite. E quindi, prima di andare alle conclusioni, volevo fare questa piccola parentesi dove leggiamo quanto scrive nella vecchia testimonianza a proposito di questo punto.
parla, ripeto, di cose molto molto importanti. Allora, non è molto lungo, sono tre paginette e poi possiamo tornare al testo che abbiamo meditato, quindi vedere il secondo incontro con il contadino, la seconda visione del contadino e poi le conclusioni di Gloria, a cui, come accennato, mi permetterò di aggiungere, se è il caso, qualche considerazione conclusiva da parte mia. Anche calunniare e rubare, comincio a leggere il testo. Figuratevi che io dicevo di non aver mai rubato, mi consideravo onesta, ma rubai a Dio. Sì, rubai a Dio. Sono stata creata e sono nata per aiutare a costruire un mondo migliore, per contribuire ad estendere il regno dei cieli sulla terra. Ma oltre a non aver adempiuto questa missione, diedi cattivi consigli e danneggiai molta gente. Non seppi usare i talenti che Dio mi diede. Quindi rubai, chiaro che rubai. A quante persone rubai il buon nome, sollevando calunnie o spargendole? Voi non potete immaginare quanto sono terribili i peccati della nostra lingua e in che modo si riparano. Ora, ecco, prima di proseguire, perché poi approfondisce il tema abbastanza delicato dei peccati di lingua, specialmente quando toccano il buon nome, l'onore, la buona fama del prossimo. Che nella forma, diciamo così, comune del pettegolezzo o del giudizio temerario, sono normalmente diffuse e a volte compiute con un cuore che dire leggero è dire molto poco. E non si fanno queste cose. Oppure non si confessano, si dice, oh, ho detto qualche piccolo pettegolezzo, dico, calma, calma. Sicuro che è piccolo pettegolezzo, quindi attenzione, no? Allora, però la prima cosa è, si ruba a Dio se non si trafficano decentemente e bene i talenti che egli ci ha dato. Noi siamo venuti sul pianeta Terra per dare il nostro piccolo contributo, non solo ad un mondo migliore, ma ad estendere il regno dei cieli sulla Terra, al bene della Chiesa. Quindi, non fare questo è sperperare, sprecare talenti ricevuti. Peggio ancora, se oltre a non fare questo, si danno cattivi consigli e si danneggia molta gente. C'è il tema dei cattivi consigli. Consigliare dubbiosi è un'opera di misericordia spirituale. Ma i consigli devono essere buoni consigli. Vedete che c'è una delle litanie lauretane che invoca la Madonna come madre del buon consiglio e c'è anche una raffigurazione della madre del buon consiglio. Io ce l'ho qui, è particolarmente venerata, se non ricordo male, a Genazzano. Ma dobbiamo dare buoni consigli. Quindi, prima di aprire bocca per dare un consiglio, è sempre meglio riflettere un po', perché se diamo cattivi consigli dannosi, ne dovremo rendere conto a Dio, no? Allora, andiamo a approfondire questo tema, sempre stando in ascolto. Come riparare l'onore di qualcuno dopo aver sparso il pettegolezzo o la calunnia? Come restituire il buon nome a quella persona? Questo sì che è difficile. Ecco perché in purgatorio chi ha fatto del male a qualcuno con le sue parole ha molto da soffrire. Quasi tutta la gente usa la lingua per criticare, per distruggere, per offendere, per devastare il buon nome delle persone. Queste lingue laggiù sono causa di grande sofferenza, bruciano. Come bruciano? Non potete immaginare. Il Signore mi mostrò come ci inganniamo nei giudizi che facciamo sugli altri. Mentre noi, per esempio, guardiamo con disprezzo una prostituta,
Il Signore la guarda con infinito amore, con misericordia. Vede dentro di lei, conosce tutta la sua vita e sa cosa l'ha portata a prostituirsi. Sappiate che molti di loro fanno questa vita a causa dei nostri peccati, anche per il nostro disprezzo e per la nostra mancanza di amore al prossimo. Qualcuno ha mai steso la mano per aiutare una prostituta? O verso qualcuno sorpreso a rubare? Passiamo la vita a giudicare e a vedere i difetti degli altri, i loro errori e a condannare. Ma quando vediamo qualcuno fare qualcosa di sbagliato, almeno chiudiamoci la bocca, pieghiamo le ginocchia e preghiamo per quella persona. A volte non possiamo fare niente di più, ma Dio può. Non giudichiamola, non critichiamola, altrimenti pecchiamo più di lei. Non possiamo assolutamente sollevare false testimonianze o collaborare perché si divulghino, né giudicare, né mentire, perché così facendo rubiamo la pace del prossimo. E attenzione perché la menzogna è sempre menzogna. Non c'è grande, piccola, verde, gialla o rosa. Mentire è sempre grave, il padre della menzogna è Satana. Nel mio caso, tante bugie, per che cosa? La mia vita fu messa allo scoperto, alla luce di Dio. E voi? Ma sappiate che dall'altra parte nessuno si va avanti per litigare o reclamare. Là c'è solo la vostra coscienza e Dio. Nel mio giudizio, per esempio, i miei genitori stavano lì a vedere le mie menzogne, ma mia madre non mi accusò. Soltanto mi guardava con infinita tenerezza. La mia peggiore menzogna fu poi mentire a me stessa quando dicevo che non uccidevo, non rubavo, che ero una brava persona, che non avevo mai fatto del male a nessuno e che Dio non esisteva, essere andato in cielo lo stesso. Che vergogna tremenda provavo ora. Ora, torno indietro perché questo è un punto fondamentale. Allora. Cominciamo a distinguere un pochino di cose. Anzitutto, per approfondire questi temi, suggerisco, se mi posso permettere, oltre alle omelie del Santo Curato d'Ars sulla maldicenza, anche l'immortale aureo libretto, credo che ci sia la versione digitale online su Google, invito a scaricarla e a leggerlo, di Don Giuseppe Tomaselli, che si chiama I peccati di lingua. Io avevo proprio i libretti cartacei, ne distribuì tanti a Borgo San Michele di questi qui, perché è un testo molto edificante. Ora, qui ve ne vengono menzionati alcuni tra i peccati di lingua, no? Tra quelli che abbiamo ascoltato. Allora, anzitutto dice che in purgatorio chi ha fatto del male a qualcuno con le sue parole ha molto da soffrire. L'Apostolo San Giacomo, capitolo 3 e 4 della sua lettera, andate a leggere quello che scrive sulle parole. Ci abbiamo un membro che può fare tanto del bene, può fare tanto del male. Gesù nel Vangelo dice che anche di una sola parola inutile noi dovremo rendere conto nel giorno del giudizio. Far soffrire qualcuno con le parole è un peccato. Fare del male con le parole è un peccato e che si andrà a fare un sacco di purgatorio. Chi parla? Criticare, distruggere, offendere, devastare il buon nome delle persone. Se noi parliamo male di qualcuno, e qui attenzione, ci sono modi e modi di parlare male, perché al parlare male, allora, si può parlare male in questo modo. Criticando dei comportamenti oggettivi, quindi incontestabili. D'accordo? Qui fa il caso della prostituta. Se io dico, che guarda, quella fa la prostituta, questo è un dato oggettivo. D'accordo? Non fa la suora, fa la prostituta. Però molte volte nelle critiche non ci sono dati oggettivi. Cioè la critica parte spesso da un giudizio temerario, cioè
Io vedo una cosa e faccio quella che si chiama tecnicamente una illazione. Illazione sarebbe, perdonatemi che sono un po' tecnico, una inferenza illegittima che non segue. Cioè, io in base a quella cosa che ho visto, penso che segua quest'altra cosa. Ma chi l'ha detto questo qui? Lo dici tu, lo dici? Ed è generalmente un pensiero cattivo. L'illazione è peccato, il giudizio temerario può essere peccato mortale in certi casi. Chi sei tu per dire, ah, ho visto questa cosa in quel tizio, in quel caio, quindi è così. O peggio ancora per andare insieme, ah, se questa cosa ha fatto così, chi lo sa che c'è dietro? Guardate che queste cose sono molto frequenti. E fanno molto male, specialmente quando si instilla il veleno contro una terza persona, no? Se chi ascolta ha, come dire, la santità, la capacità, l'intelligenza di comprendere alcune dinamiche, amen, ma questo è molto raro e questo comunque non toglie la grave peccaminosità dell'atto di chi ha agito in questo modo. Il Signore mi mostrò come ci inganniamo nei giudizi che facciamo sugli altri. Noi, Gesù è tassativo nel Vangelo. Non giudicate mai nessuno e per nessun motivo. E interpretate sempre in bene. Hanno insegnato tutti i maestri di spirito, a meno che non ci sia proprio un dato oggettivo, macroscopico, chiaro ed evidente, i comportamenti ambivalenti delle persone, cioè questa cosa ha fatto, questo ha detto questa cosa, ha fatto questa azione, potrebbe essere per un motivo buono, potrebbe essere per un motivo cattivo. Se io non ho serissimi conclamati, ma non dentro la testa mia, oggettivi motivi per dubitare che ci sia un fine cattivo, io devo sempre concedere il fine buono. È l'equivalente del codice penale. Nel codice penale c'è la presunzione di innocenza, anche se i media spesso se ne dimenticano, fino a prova contraria, perché tu non puoi andare a togliere la buona fama del prossimo così, sulla base di sospetti o di fai un processo. Dimostri che i sospetti negativi sono fondati, fai una sentenza e poi ne riparliamo. Ma fino a quando questo non c'è, la persona è innocente. Il caso della prostituta è l'equivalente evangelico dell'adultera. Perché un conto è giudicare, un conto è condannare. A giudicare si ha quando una persona, sulla base di un fatto di per sé polivalente, gli attribuisce subito una connotazione negativa e fa delle illazioni temerarie e cattive. Già è peccato e può diventare mortale a seconda del tipo di gravità complessiva del fatto, quando uno lo fa a mente, cioè quando uno le pensa certe cose. Figuriamoci quando le dice, e figuriamoci quando le dice a una terza persona, screditando quindi in maniera gratuita il prossimo agli occhi di quello. Questo è giudicare, questo qui. Condannare è l'esempio della prostituta, nel Vangelo l'adultera. Che cosa dicono a Gesù? Scusa, questa stava in flagrante adulterio, eh. Che vogliamo fare? Mosè ci ha detto che dobbiamo lapidarla, vediamo un po'. Tu che ne dici? Vi ricordate Gesù che scrive col ditino per terra, no? Quella era colpevole, non era innocente, era colpevole, l'ha fatto. Non era santa, non aveva avuto, o meglio, non aveva avuto un comportamento santo, l'aveva fatto. Tutti quanti sappiamo cosa risponde Gesù, no? E se uno legge gli scritti di Maria Valtorta, tanto c'erano arrivati anche alcuni interpreti tra i padri della Chiesa che avevano
ipotizzando questa cosa, Gesù si mise a scrivere col dito per terra. Che cosa stava scrivendo? Tutti i peccati di quelli che stavano vicino e che si ergevano a giudici, capito? Perché quella c'era avuto semplicemente la disgrazia di essere stata beccata e gli altri no. È la famosa frase di Gesù: chi di voi è senza peccato scagli per prima una pietra contro di lei. È mancanza d'amore del prossimo. È adultera? Certo che adultera. Certo che adultera. All'adultero non si dice mai bravo. Attenzione, e neanche alla prostituta. Non si dice bravo. Non si dice né bravo, né tantomeno si fanno altre cose. Il comportamento è intrinsecamente cattivo, peccaminoso. Però no, cioè, tu che caspita ne sai? Cosa c'è dietro un adulterio? Cioè, dietro un adulterio potrebbe esserci il comportamento di una persona che è moralmente corrotta, quindi vuole fare la vita da libertino, quindi me ne infischio che c'ho il marito, la moglie, voglio divertirmi un po' e commetto adulterio. Ma può darsi anche che ci siano delle tragedie dietro, che non giustificano mai il male. Attenzione, mai. Però lo situano. Leggete Maria Valtorta, quante volte Gesù interviene su queste cose. Lo situano che significa? Significa che se una povera moglie, non lo sto incentivando l'adulterio, attenzione, però ne subisce di tutti i colori, di trascuratezze di vario genere, a destra e a manca, e proprio nel momento peggiore, quando sta disperata e che si sente sola, col carico della famiglia, il diavolo ci mette subito. Immediatamente compare in quel momento il principe azzurro, tutto bello, tutto carino, tutto gentile, che gli dà l'illusione di trovare tutto quello che dal marito non ha avuto. Peccato mortale, eh? E poi dovrà fare penitenza per tutta la vita comunque. Ok? Però capiamo tutti quanti che è diverso dalla persona che lo fa per ingordigia, per andare a viversi l'avventura extraconiugale per divertirsi un po'. Lo capiamo questo qui, no? Una prostituta è una, come dire, è una donna lussuriosa che gli pure piace fare questo qui anche se viene pagata, o è una povera disgraziata che si è trovata con le spalle al muro, non sapeva che fa, abbandonata da tutti con i figli da campare, come dire, non è stata costretta in senso assoluto, perché se volete fare una cosa dobbiamo essere legati, dobbiamo perdere la libertà, no? Però è stata in qualche modo spinta, portata, indotta, certo che c'è il suo consenso, perché la libertà rimane comunque integra, intatta, però a queste cose dobbiamo stare attenti, perché questi peccati possono, come dire, prendere breccia nel cuore, tra virgolette, dei buoni, anche mascherati attraverso un presunto zelo, che però non si deve esercitare in questo modo, per nessun motivo. Evidentemente, ancora più grave della critica e del giudizio, quindi la critica ha a che fare con un fatto oggettivo, il giudizio con una personale e cattiva interpretazione soggettiva delle intenzioni o anche dell'operato del prossimo. Poi, chiaramente, ancora più grave è la calunnia. Però a volte la calunnia, come dire, si forma, non è grossolana, ma si forma come conseguenza del giudizio temerario, perché se tu fai un'illazione falsa e tu la accrediti come vera, tu stai calunniando una persona, gli stai togliendo la buona fama sulla base di una tua illazione. Non si fanno queste cose. Dovremmo trovarci davanti a Dio. Là, sappiate che dall'altra parte c'è la vostra coscienza e Dio. Passi del Vangelo sulla base delle tue parole, si regge.
giudicato. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare queste cose. Allora, il signore continuò a mostrarmi che mentre in casa mia si sprecava il cibo, vedete che torna, in altre case del mondo c'era la fame. E mi disse: osserva, avevo fame e guarda cosa ne facesti di quello che ti avevo dato, lo sprecasti. Qui, nei capitoli precedenti, come accennato prima, approfondisce questo discorso e chiede conto al nostro signore anche di un chicco di riso buttato in maniera gratuita. Cioè, io per esempio personalmente non approvo nemmeno il comportamento psicologicamente tarato di certi genitori un pochino, d'accordo, che rimpinzano i figli e che per farli mangiare accettano poi che questo lascia mezzo piatto vuoto. In certe famiglie queste cose non esistono proprio, eh. Il piatto che ti ho messo davanti ovviamente deve essere proporzionato, che fa una cofana di roba. Tu mangi fino all'ultimo chicco di riso e ti insegno a farlo fin da quando sei piccolo. Perché la grazia di Dio non si spreca, ripeto, ovviamente, ma che se lo fa diventare obeso un ragazzino. Non si distribuiscono quantità industriali, ma tu devi imparare che quello che c'è nel piatto o non ce lo metti, quindi non te lo prendi, oppure se l'hai preso, te lo mangi. E anche mi piace, non mi piace, ci sono delle cose, cioè, insomma, anche uno che può trasformare il momento in cui uno sta a tavola in un lager. Ok. Ci può stare, ci sta qualche cosa che non ti fa impazzire. Ti posso pure accontentare che magari qualcosa non te la mangi, però entro certi limiti. Anche su questo va data un'educazione ai ragazzini, eh? Quindi, poi prosegue: avevo freddo e guarda cosa facevi, schiava della moda o di quello che si diceva delle apparenze. Compravi le cose di marca, i gioielli, arrivai a spendere 150.000 pesos per ogni iniezione. Per essere snella, schiava del tuo corpo, fino a fare di esso un dio. Guarda quanti non hanno di che vestire o di che mangiare o non sanno come pagare le bollette. La vanità, no? Lo sperpero, il lusso. I gioielli, punto interrogativo. Cioè. Uno, dobbiamo fare attenzione, figlioli miei cari, specialmente le cose che non sono, come dire, utili o necessarie. È il caso? Gesù mi mostrò la fame dei miei fratelli e come anch'io fossi responsabile della fame e delle condizioni in cui versava il mio paese e il mondo intero. E lo siamo, se non altro a causa dei nostri sprechi, uno, o della nostra, come dire, tirchieria, piccineria, nel fare un po' d'elemosine. Bisogna farne un po' d'elemosine, figlioli miei cari. Alcuni autori molto severi, Amos, per dire, l'Antico Testamento, la Bibbia, ma alcuni padri erano terribili su questa cosa qua. Cioè, tu il superfluo lo devi dare ai poveri perché il tuo superfluo appartiene a loro. Nelle posizioni più estreme. Siamo tutti responsabili. Mi mostrerò come io avevo a che fare con tutto questo, perché quando avevo parlato male di qualcuno, questa persona aveva perso il lavoro e il sostentamento per la sua famiglia e gli avevo rubato il buon nome e l'onore. E dopo come avrei potuto restituirglielo? Mi mostrò che era più facile restituire denaro rubato, perché si poteva rendere e quindi riparare il peccato.
Ma quando si ruba il buon nome di una persona, dopo che la calunnia si è ormai propagata, ma chi può rendere l'onore di questa persona? Si fa tanto male a essa nel lavoro, nelle relazioni con le altre persone, si distruggono i matrimoni, tanto male, tanto male. Poi, ancora, rubavo ai miei figli la grazia di avere una madre in casa, una madre tenera, dolce, che li amasse e accompagnasse. Invece, la madre via. I bambini soli, con mamma televisione e papà computer e i videogiochi. E mi credevo la mamma perfetta, usciva alle 5 del mattino e non rientravo prima delle 23. Poi, per stare a posto con la coscienza, compravo loro le cose firmate e tutto quello che volevano. Questo è un comportamento oggi diffusissimo. Cosa deve fare una mamma di famiglia? Può stare a casa, fuori di casa tutto il giorno. Sentite che poi qui non finisce ancora. Restai atterrita quando vidi mia madre interrogarsi dove avesse sbagliato, cioè cosa avesse dovuto fare e non fece riguardo alla mia educazione. Capite? Cioè, la madre vede la figlia agire in quel modo, si dispiace, allora dice: ma io che cosa ho sbagliato? Che cosa non gli ho insegnato a questa? Che cosa ho sbagliato? Era una santa donna che citava e seminava a noi i principi secondo il Signore. Mio padre fu un uomo buono con noi, perciò mi dissi: che sarà di me che non feci niente di tutto questo per i miei figli? Agghiacciata mi chiedevo: cosa sarà quando Dio mi giudicherà rispetto ai miei figli? Che spavento, che dolore immenso. Io rubavo la pace ai miei figli, adesso lo vedevo nel libro della vita, provai una gran vergogna. Nel libro della vita vediamo tutto, tutta la vita come un film. Che pena fu vedere i miei figli che dicevano: sentite questa, speriamo che mamma arrivi tardi ad arrivare, speriamo che ci sia motografica e arrivi tardi, perché è così noiosa, antipatica, e quando arriva sta sempre a brontolare e a gridare tutto il giorno. Che tristezza, fratelli. Un bimbo di 3 anni e l'altro un po' più grandicello a dire queste cose, a sperare che la madre non arrivi. Io rubai a questi bambini una madre, rubai loro la pace che avrei dovuto dare in casa, non feci in modo che conoscessero Dio attraverso di me, ma sì il prossimo. Bellissima. Io rubai a questi bambini una madre, voglio vedere quante cosiddette donne in carriera sono capaci di fare questa confessione a Dio e a se stesse. Ma del resto non potevo dare quello che non avevo. Non amavo il prossimo, e se non amo il prossimo, non amo nemmeno il Signore, perché Dio è amore. Poi, anche mentire e rubare. Ah, in questo ero esperto, sapete, perché Satana diventò mio padre. Infatti, tu puoi avere per padre Dio o Satana. Se Dio è amore e io ero odio, chi era mio padre? Se Dio mi parla di perdono e di amore a coloro che mi fanno del male, mentre io dicevo che chi me la fa me la paga, ero vendicativo, bu vendicativa, bugiarda. E se Satana è il padre della menzogna, allora chi è mio padre? Le menzogne sono menzogne, e Satana è il padre. I peccati della lingua sono terribili. Vedevo tutto il male che avevo fatto con la mia lingua quando criticavo, quando deridevo, quando davo nomignoli a qualcuno. Ma come se si sentiva quella persona? Come le faceva male il soprannome con cui la deridevo, creandole complessi di inferiorità tremendi, capaci di distruggerla, eccetera, no? Va bene, mi fermerei qui perché poi riprendo alcune cose che abbiamo già sentito nell'altra testimonianza. E torniamo al... Quindi, mi sembrava però opportuno, poi eventualmente mi si farà sapere nei commenti o al termine della diretta, fare questa piccola integrazione, perché mi sembrano delle cose molto importanti anche da un punto di vista formativo e catechetico. Attenzione a quello che diciamo con la lingua.
oppure a quello che scriviamo, perché cioè, di quello che... Attenzione al giudizio temerario, alla critica e alla calunnia. Ora riprendiamo la lettura del nostro testo. Rivedo il contadino. Ero in missione a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana, e mentre mi trovavo in adorazione di fronte al Santissimo Sacramento per prepararmi a dare la mia testimonianza, provai un fortissimo dolore spirituale, come quello che si sente per la perdita del proprio padre. Abbassai la testa, ripiegando il corpo su me stesso e chiudendo gli occhi nel tentativo di attutire quella pena. Quando li riaprii e mi ricomposi con la schiena e la testa dritti, vidi a fianco del tabernacolo l'anima del contadino santo del massiccio montuoso di Santa Marta, il contadino la cui preghiera di intercessione mi aveva ottenuto insieme alle altre preghiere la mia seconda opportunità. Era splendente e si apprestava a entrare in paradiso. Il Signore aveva così accontentato il mio desiderio di poter rivedere in terra quel santo contadino. Lo aveva fatto mantenendo il suo proposito di non farmelo incontrare fisicamente per porgere il mio ringraziamento, perché voleva essere lui quello che gli avrebbe scoperto nel libro della vita quanto bene aveva portato il suo amore e lo avrebbe ringraziato, dandogli il premio dei giusti. Il Signore mi disse che il santo contadino condivideva il merito della conversione di tutte le persone che si sarebbero convertite per la mia missione di testimonianza. E questa è una cosa importantissima. Gli faceva vedere che il contadino condivideva il merito della conversione di tutte le persone che si sarebbero convertite per la mia missione di testimonianza. Questo perché? Perché ha pregato per lei. Lei quindi ha avuto la seconda possibilità. La seconda possibilità era finalizzata al racconto della testimonianza. La testimonianza avrebbe ottenuto tante conversioni, ma tutto questo non sarebbe accaduto se non ci fosse stata la preghiera del contadino. E quindi il contadino partecipa dei meriti. Attenzione però. Non voglio adesso rovinare la festa, per questo vale anche al contrario. Questo vale anche quando noi inneschiamo un vortice di peccato. E si diventa poi complici e responsabili dei peccati di quelli che hanno peccato grazie al vortice che abbiamo innescato. Oh, la mia visione venne interrotta da una persona dell'organizzazione dell'incontro di preghiera. Mi disse che era stata data la notizia di un massacro avvenuto in Colombia dal massiccio di Santa Marta. I guerrieri della FARC avevano ucciso un gruppo di contadini. Conclusioni, che concludiamo anche noi, che come la prima, l'ultima catechesi è sempre un po' più breve. La mia testimonianza, in ultima analisi, è reso conto della sapiente pedagogia che Dio ha utilizzato con me, senza mai ledere la mia libertà. Per infondere in me, donna persa nel peccato e convinta di meritare il paradiso, la consapevolezza del mio stato di peccato e il desiderio del vero paradiso. Passaggi fondamentali, eh? Sapiente pedagogia senza mai ledere la libertà, mai, questo Dio non lo fa mai. Fine, far prendere coscienza dello stato di peccato. E quindi che era tutt'altro vero che si sarebbe andato in paradiso, ma bisogna cominciare ad esercitare il desiderio vero del paradiso. Ripercorrendo il mio itinerario pedagogico, vediamo che Dio prima mi fece sperimentare un assaggio dell'indescrivibile premio eterno dei giusti, da me sottovalutato e autoassegnatomi, come fanno in tanti. Poi mi apparve all'ospedale pubblico Simon Bolivar per invitarmi a sentirmi bisognosa della sua misericordia al fine di ottenere da lui il perdono e la salvezza. Infine, essendone io incapace, Dio stesso provvide a rendermene capace, facendomi vedere nel libro della vita, durante la mia seconda esperienza di premorte dolorosa, il reale stato della mia anima. Quando infine mi riconobbi bisognosa della sua misericordia, mi venne data la possibilità di confessarmi sacramentalmente e di iniziare il mio cammino di conversione e di seguire di Gesù. Facendomi vivere questa mia esperienza e dandomi il comando di raccontarla, il Signore non ha voluto tanto che venisse diretta la nostra attenzione all'abisso nero, ma all'abisso luminoso. Perché se la paura di un castigo può trattenere dal fare il male 3 volte su 10, la certezza di un castigo, scusate, la certezza di un premio, slancia a fare il bene 7 volte su 10.
Perciò, più che lavoro del castigo, fa la fiducia nel premio. Questo lo diceva sempre San Tommaso d'Aquino. Cioè, è più forte l'attrattiva del bene che la paura del male per indurre la persona al compimento di atti virtuosi. Cioè, predicare la bellezza della virtù. La sua intrinseca bontà, la gioia che produce. Perciò, più che la paura del castigo, fa la fiducia nel premio. E Gesù vuole che tale fiducia non abbiamo piena, sicura, per poter fare non 7 parti di bene su 10, ma 10 parti su 10, conquistare questo premio santissimo del cielo. Il Signore, per amore dell'umanità intera e in particolare dei cattolici, ha voluto che io mettessi a nudo la mia vita per dare così a ognuno la possibilità di potersi specchiare nel resoconto della mia esperienza e aver facilitato il riconoscimento del proprio peccato e del pentimento. La mia seconda opportunità è dunque in realtà anche la seconda opportunità di tutti coloro che vorranno trarre insegnamento dalla mia testimonianza. Questo è un po' un passaggio fondamentale ed è anche il motivo per cui ho fatto questo ciclo di catechesi. Gloria è stata coraggiosa, nel senso che ha raccontato la sua vita, certo, l'ha detto nostro Signore, a nudo però, quindi raccontando anche alcune cose brutte che ha fatto, perché potesse fare da stimolo e da specchio. Fine di questo ciclo di catechesi, di questa testimonianza, non è fare stare bene le persone, umanamente parlando, è fare stare male. Perché fargli prendere coscienza, dici, pure io, pure io, pure io. Qui stasera, se qualcuno stasera è zompato sulla sedia che avesse preso coscienza che la deve piantare con i giudizi temerari, per esempio, con le critiche, benissimo. Domani va in confessionale, dice tutto quello che deve dire e dopodomani cambia vita. Benissimo. È il fine. Potersi specchiare. Se a me è stata data una seconda possibilità, ma chiunque ascolta queste cose e si accorge di trovarsi in qualche situazione peccaminosa analoga a quelle che avevo io, sappia che il Signore gliele fa ascoltare per dare anche a lui una seconda possibilità. Perché Dio non vuole la morte del peccatore, Dio vuole che si converta e viva. Su questo però siamo sicuri al 100% per quello che riguarda lui. Poi bisogna vedere se noi la seconda possibilità ce la giochiamo, ce la prendiamo. La sfruttiamo. Questo dipende da noi. Riassumendo la mia vicenda terrena precedente alla folgorazione, devo ammettere che corsi dietro agli interessi umani, mi spersi su percorsi di umano piacere, sviai dietro ingannevoli dottrine, mi abbagliai in troppi miraggi di scienza umana. Giunse la sera della mia vita e mi ritrovai lontana da Dio. Lui che mi aveva creata per amore desiderava stare con me, ma io non desiderai stare con lui. Stanca, nauseata, corrosa, non ebbi più forza di accostarmi al Signore. Gli fu molto se restò in me un residuo di nostalgie celesti, già fu molto, scusate, e di ricordi di fede che mi fecero gettare il grido degli antichi lebbrosi. Gesù, Maestro, abbi pietà di me. Il grido che salva, perché non si chiama mai inutilmente il nome di Gesù. Oggi è la festa del santo nome di Gesù. L'ho detto durante l'omelia di questa sera che purtroppo ancora non è online. Lui che vegliava in attesa di essere chiamato, accorse presso di me, che lo invocavo, e per il suo nome, davanti al cui suono tremano di gioia i cieli e di terrore gli abissi. E questo nome operò il miracolo. Ma non bisognerebbe essere disamorati e imprudenti come me e andare a Gesù soltanto all'ultima ora. Sapete voi forse in anticipo se avrete tempo e modo di chiamare Gesù? Sapete voi se Satana con un'ultima astuzia vi giocherà l'ultimo inganno per nascondervi l'avvicinarsi della morte e per far sì che essa vi colga come ladro che giunge all'improvviso? Questo dobbiamo sempre chiedercelo. Viviamo facendo in modo che se morissimo stasera quando andiamo a dormire, non dico siamo pronti, ma per quanto sta in noi, per
per quanto sta nella nostra coscienza, l'inferno speriamo di no. Gesù non ci ha dato la sua vita perché noi continuassimo a perdere la nostra. Gesù ce l'ha data per darci la vita. Ma noi dobbiamo avere, dobbiamo volerla avere questa vita eterna e agire di conseguenza e non emulare più gli animali immondi vivendo nel pantano. Ricordiamoci di possedere uno spirito. Ricordiamoci che lo spirito è eterno. Ricordiamoci che per il nostro spirito è morto un Dio. Abbiamo tanta paura di un virus, di un malanno che poco dura. E non temiamo l'orrore della dannazione, cui tormenti non hanno termine. Vi fa pensare a qualcosa questa espressione? Vi fa pensare a qualcosa? A me sì. I fenomeni di psicosi di massa. Cioè, ragazzi, se non si muore per un virus, si muore per qualche altra cosa, ma si muore, la vita terrena cessa. Ma i figli di Dio non hanno paura della morte. I figli di Dio hanno paura della morte eterna. E non quella paura malata. Hanno paura nel senso che cercano di vivere in grazia, in obbedienza a Dio, perché sanno bene e ci credono che la morte è temporale. Ma che cos'è la morte temporale? È un passaggio, eh. Non è che dice, ma può essere pure che non esiste niente, chi lo sa se poi esiste qualcosa, ma questo che razzo, ma, cavolo, chi pensa così, sappi che da un punto di vista oggettivo, pecca mortalmente, dico da un punto di vista oggettivo perché sarebbe più corretto dire pecca gravemente, ma quando uno dice pecca gravemente la gente poi non capisce. Il peccato grave è quello che ha come oggetto una cosa oggettivamente grave. Il peccato mortale è quella stessa cosa oggettivamente grave commessa con piena avvertenza e deliberato consenso. Quindi il giudizio ultimo sul peccato mortale spetta a Dio solo, cioè se la persona soggettivamente l'ha fatto. Però per farci capire, bisogna dire, sta attento a questo peccato mortale. Se tu pensi che forse dopo la vita non c'è niente, tu sei eretico, sei incredulo, non c'è nessun dubbio che al momento della morte la prima cosa che c'è è il giudizio particolare, poi c'è il giudizio, poi c'è il paradiso, il purgatorio e l'inferno. Non ci sono dubbi su queste cose. La fede non ammette dubbi. Le verità di fede sono più certe di qualunque altra cosa. Lo spettacolo che abbiamo visto 3 anni fa è vergognoso per quanto mi riguarda. Non perché non ci fosse un problema, nessuno fa il negazionista o il complottista, ma certe reazioni fanno proprio capire, cioè lo sappiamo, che Dio non ci sta più da nessuna parte e che quei pochi che si definiscono ancora, tra virgolette, cattolici, lo sono, come si dice, all'acqua di rose. C'è una minoranza chiaramente che ancora lo è. E che non si lascia intimorire. Scusate, ti capita una disgrazia del genere. Cominciamo a vedere il quadro, lo scenario. Punto primo, non ti succede niente, tanto meglio. Punto secondo, ti ammali con una malattia in forma lieve. Bello, se mi capitava, faccio una bella settimana a riposo, giusto? Vabbè, lo soffri un po', era un po' di tosse, un po' di raffreddore, però. Terzo, ti prende in forma grave, devi andare all'ospedale. Devi soffrire un po'. Ma dico, cioè, non siamo noi discepoli di Cristo crocifisso? Sì, no? La sofferenza, noi non è che la temiamo con uno spauracchio terribile. Certo, non c'è che ce l'andiamo a cercare, ma se arriva, la sofferenza la prendiamo con amore, la offriamo, no? Devo soffrire un po'? Offriamo tutto per il bene della Chiesa, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio, ok?
Terzo scenario, quarto scenario. Si muore. È una tragedia così grande la morte per un figlio di Dio? Insomma, se un figlio di Dio è proprio un figlio di Dio, la morte è anche una bella notizia. Perché è la fine del pericolo di dannarsi, è la fine di questa valle di lacrime, è la fine del tempo desiderato, e finalmente andiamo a incontrare quello che tanto abbiamo desiderato. O no? O non ci credi che esiste? Quindi abbiamo tanta paura di un virus, di un malanno che poco dura, e non temiamo l'orrore della dannazione, i cui tormenti non hanno termine. Ma tu c'hai paura che non ti ammali della malattia e non temi la dannazione, non metti mai piede in chiesa, in chiesa. Sapete che certe cose, anche le più orrende, sono divinamente permesse. Io feci a suo tempo, durante quel tempo, delle omelie non troppo esplicite, perché il contesto, come dire, emotivo non era certamente opportuno, no? Però io ci ho pensato. Però io ci ho pensato, figlioli miei cari. Mi ha permesso una cosa bruttissima, perché per me scandalosa, la chiusura delle chiese. Ma guardate che le chiese erano già ampiamente chiuse nel cuore della quasi totalità dei battezzati. Non ci credete? Venite a vedere, cioè, si venga in parrocchia. Io qui non è che faccio tanta difficoltà. Qui la frequenza è al 5%. Ve lo dico io, 5%. Poi sarà perché il parroco è antipatico, speriamo, ma è al 5%. Quindi per il 95% che la chiesa sia aperta o chiusa, ma non gliene importa proprio niente. E attenzione, che non gliene importi proprio niente, vuol dire che forse questi camminano verso la dannazione. Senza averne loro, magari non ci credono che si andranno a dannare. Torniamo a chi ha affermato, cioè Maria Santissima, che la maggior parte delle persone che finiscono all'inferno è gente che non ci crede. Perché per andare all'inferno non occorre crederci. Per andare in paradiso, sì, bisogna crederci e agire di conseguenza e fare i santi. Perché in paradiso non ci si va soltanto per misericordia, eh. Bisogna fare le opere sante. Mio Dio, spero della tua bontà per le tue promesse, per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere. Ci vogliono le buone opere per andare in paradiso. Noi non siamo luterani, eh? Che basta la fede. Ci vogliono le buone opere, il paradiso si merita. Non c'è solo la misericordia. E Gloria conclude in questo modo: torniamo sulla via della vita. Ve ne scongiura per mio tramite colui che ci ama e ci vuol dare il paradiso eterno. Io sottoscrivo e concludo come conclude qui il testo con una citazione del libro del Siracide. Nel glorificare il Signore, meditazione di questa mattina sulla divina volontà, altra Dio incidenza. Glorificare il Signore vuol dire dargli la gloria soggettiva. La gloria di Dio in se stessa è infinita, ma gliela devi dare tu la gloria a Dio. Tu gli devi dare gloria a Dio. Tu e io. Esaltatelo quanto più potete, perché non sarà mai abbastanza. Mai abbastanza. Se di Maria si diceva che non sarà mai abbastanza, di Maria non quansati, figuriamoci dell'Altissimo e della Santissima Trinità. Beh, io spero che queste nostre conversazioni abbiano prodotto i salutari frutti che si proponeva. Ripeto, queste cose non servono a far star bene. Posso concludere con una amenità, capite, che mi successe in una delle parrocchie in cui sono stato, non a Sermoneta, non dico quale delle due. Però una volta
fui convocato da un pochino di gente, non qualifico chi era questa gente, ad una sorta di processo, dove mi furono dette queste parole, dice, no, scusa una cosa, noi però veniamo a messa la domenica, facciamo pure cioè, la facciamo sta cosa. Però noi non veniamo a messa la domenica perché ci vada quest'orto la domenica. Però tu la domenica ci rovini tutte quante le domeniche. Perché tu cominci a parlare dei peccati, no, del peccato, dei peccati, questo è peccato, questo è peccato, questo è peccato, che c'è l'inferno. Ma così tu ci mandi per storto la domenica, dico. Ma davvero? E scusami, ma io di che cosa dovrei parlare? Secondo te che io sono prete. Ma no, ma ti parla delle cose belle, ti parla dell'amore, della misericordia, della sinistra, dico. Cioè, non ci puoi mandare per storto la domenica, dico. Sicuri? Diciamo invece che per me le cose stanno così. Tu che sei un cattolico praticante, fervente, non ti dovrebbe mandare per storto la domenica, giusto? Perché non sono cose che ti riguardano queste. Queste riguardano le persone che sono venute a messa per sbaglio. Cioè i pagani peccatori oppure i cristiani all'H di Rose che ce ne stanno più in giro. Se a te ti va per storto la domenica, a me viene il dubbio che non è che io sono cattivo, ma che forse tu te devi converti un po'. Perché se no la domenica non ti andrebbe per storto. Perché se io comincio a parlare di peccati e tu non li fai, dici, bravo, meno male che lo dice così, se c'è qualche peccatore si converte. Ma se ti avessi tolto la domenica, io devo pensare male, per forza. Ecco un pochino com'è, no? Quindi io sono molto felice se a molti questa testimonianza non ha rovinato, non ha mandato per storto qualche serata o qualche ora trascorsa al computer. Però, se si trova nelle condizioni per cui ascoltandola gli va per storto perché dice si rivede in quello che ha ascoltato, bene, in maniera soprannaturale, sono contento di avergli rovinato qualche pochino di tempo, ecco, perché queste sono le rovine salutari. È quella sofferenza che viene data, inevitabile, che accompagna il travaglio della conversione, a cui però poi segue la pace e la gioia qui e la vita eterna dopo in cielo. Questo dovrebbe essere ciò che anima il cuore non soltanto di ogni sacerdote, ma anche di ogni cristiano, appunto, nel glorificare il Signore, esaltatelo quanto più potete perché non sarà mai abbastanza, ma ricordiamo che la massima glorificazione del Signore viene dall'uomo vivente, diceva Sant'Ireneo. L'uomo vivente è la gloria di Dio, non l'uomo biologicamente vivente, ma l'uomo risorto, l'uomo vivente in grazia, l'uomo che si è riconciliato con Dio, che si è convertito e che cammina nella santità verso il paradiso. Bene, con questo consegniamo queste conversazioni appunto nelle mani dell'Altissimo perché se possono essere di giovamento a qualche anima, ne faccia il bene che crede e lo usi per il bene che crede. Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga, siano sempre lodati Gesù e Maria e sempre siano lodati.